Do you wear your hat? È molto accogliente, però è lontano da tutto, vero tesoro? Sono felice che l'abbia presa lei. Sono una sua fan. È gentile, grazie. Mi permette di fotografare il suo sorriso? Deve averle fatte sorridere molte. Le ho fatte piangere, soprattutto. Hai lasciato la mamma? No, ho lasciato Parigi. Non ti va di venirmi a trovare? Papà, quando deciderai di crescere? Ora sono occupata, papà. Ma ti chiamo più tardi. Tuo padre? Almeno così dicono. Pensi che le mie figlie non si troverebbero bene qui a godere di tutto questo? Sì, e per papà non sta molto bene. Qualche problema? Mi puoi accompagnare a Praswarly? Un pas, une pierre, un chemin qui chemine. Ben arrivata. Un resto de racine, c'est un peu solitaire. C'est un che cos'è? Un miracolo? Vi siete messi d'accordo? C'est la mort, le sommeil. Voglio che sappiate una cosa. Qui siete a casa vostra. E io oggi sono l'uomo più felice del mondo. Ne sono sicura. Te lo ridico, fumi come una ciminiera e sei in ottima forma, va bene? Le mystère profond, la promesse de vie. Te è felice, rendetelo ancora più felice, fatelo sorridere, fatelo divertire. Une vieille ruine, le vide e le néant. Ti chiedo scusa. Anch'io ti chiedo scusa. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance. Oggi vi segnalo alcuni dei film drammatici più attesi per il 2017. Partiamo con Dunkirk, per la regia del grande Christopher Nolan. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la grande evacuazione verso la Gran Bretagna durante la cosiddetta Battaglia di Francia di migliaia di soldati belgi, britannici e francesi bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco. Tra gli interpreti ci sono il bravissimo Tom Hardy, Kenneth Branagh e Cillian Murphy. Poi passiamo al genere drammatico, erotico, sentimentale, che verrà rappresentato da 50 sfumature di nero, cioè il secondo capitolo tratto dal bestseller di E.L. James, che vedrà il ritorno delle avventure amorose di Christian Grey e Anastasia Steele, ancora interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson. E rivedremo Christian Grey che cercherà di persuadere la cauta ragazza a tornare nella sua vita, ma lei non sarà così facile da convincere se non con un nuovo accordo. Agli amanti del cinema italiano invece segnalo Fortunata, film di Sergio Castellitto che ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie, Margherita Mazzantini. Protagonisti sono Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, che interpreta una madre uscita da un matrimonio fallito e che vuole realizzare un solo sogno, raggiungere la propria indipendenza e il diritto alla felicità. Poi vedremo Entering Hands, la vera storia di Jack Unterweger, il prigioniero poeta con Michael Fassbender, che interpreta questo serial killer morto suicida in carcere nel 1994. La sua vita è stata segnata da una doppia personalità, la vita pubblica di giornalista che aiutava la polizia ad indagare nel mondo della prostituzione e quella molto privata di assassino. E infine Gifted, una pellicola di Mark Webb con Chris Evans che interpreta un giovane uomo che proverà a crescere la giovane e brillante figlia della sorella morta in un incidente. Bene, fatemi sapere quali andrete a vedere. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!